Benvenuti a bordo, viaggiatori. Io sono Grizzly. Fuochi d'artificio, che in una giornata nuvolosa come questa, vanno visti di lato o dal basso? La domanda è interessante. Tra l'altro, nel mio caso, la preferenza è sicuramente di lato. Io odio stare con il naso all'insù e farmi venire il torcicollo, quindi preferisco trovare una posizione panoramica da cui possa godere dell'intero spettacolo e guardarlo davanti a me. Ma scherzi a parte, fuochi d'artificio, o nello specifico Uchiage Hanabi, e la mia pronuncia giapponese si ferma qui perché è sull'orlo dell'incidente diplomatico, è un film d'animazione, un anime giapponese del 2017. Oggi vorrei tornare con la catena dei quattro, perché voglio parlarvi di questo film, di questo anime, e lo voglio fare presentandovi quattro punti, due positivi e due negativi, in questo nuovo episodio di Diario di Viaggio on the Road. Per cui cominciamo. Sigla. Prima di cominciare questo vlog, cercherò di evitare il più possibile gli spoiler, ma c'è un punto che concerne il finale dell'anime, quindi comunque c'è qualche spoiler, per cui se non avete visto questo film e siete curiosi, vi consiglio di recuperarlo. Personalmente l'ho guardato in giapponese con sottotitoli in inglese. Stando alla Wikipedia dovrebbe esistere quantomeno una versione doppiata in inglese, non credo che ci sia una versione in italiano. Comunque posso solo consigliarvi di andare a guardare sulle piattaforme di streaming se trovate qualcosa, sinceramente non saprei dirvi. Detto questo e messo l'allarme spoiler, cominciamo. Allora, Uchiage Hanabi, un anime del 2017 che è la trasposizione in forma di cartone animato di un dorama, cioè una sorta di live action della TV giapponese del 1993. E quindi una trama che ho trovato particolarmente originale, ma che nello sviluppo risente un po' di quello che è il lavoro originale, quello a cui si è ispirato. Ed è un anime molto molto particolare, è un lavoro fatto dallo studio Shaft, quindi uno studio di un certo livello, e il risultato finale è... non so come dirlo. Prendiamola così: se devo dare un voto finale da 1 a 10 a questo anime, gli do un 5. Ma non gli do un 5 perché non raggiunge la sufficienza, gli do un 5 perché è un voto esattamente a metà. Per trovare di questo anime due punti positivi e due punti negativi è stato molto semplice, perché è molto facile vedere le parti positive, ma è anche molto facile vedere le parti negative. C'è un campo visuale che è sviluppato in una maniera eccellente, maestosa, e c'è uno sviluppo della trama e uno sviluppo dei personaggi che risultano particolarmente carenti. E quindi il risultato finale è un po' un meh. Vediamo un attimo di analizzare le cose. Primo punto, che è positivo, la trama è veramente molto simpatica. Abbiamo questi due ragazzi. Norimichi è Naruma. Norimichi è il ragazzo che è innamorato di Naruma, che è una ragazza un tantino problematica, ha una storia familiare molto complessa alle spalle. Questi due ragazzi cominciano questa loro storia d'amore abbastanza presa alla larga, in realtà, in occasione del festival estivo, in occasione della Sera dei Fuochi d'Artificio. Perché nel frattempo, appunto, si sviluppa questa domanda attraverso i vari compagni di scuola di Norimichi. L'idea è: i fuochi d'artificio conviene guardarli dal basso oppure dal lato? E c'è una sorta di movimento dei fuochi d'artificio piattisti, che ti dicono che i fuochi vanno guardati dal basso, perché se li guardi di lato sono piatti. La trama è molto simpatica. Lo sviluppo che c'è poi diventa fantascientifico, e ci sta molto bene anche questo, perché comunque è un'idea che ho trovato sinceramente molto originale. Quindi, primo punto positivo, sicuramente una trama veramente ben fatta. Ma veniamo al secondo punto, che è negativo e che riguarda sempre la trama, perché è molto confusa. Ci sono questi due personaggi, sono innamorati, quindi probabilmente vedremo anche un po' come si sviluppa la loro storia d'amore. Alla fine
rimarranno assieme, ma non è che venga molto approfondita quella che è l'alchimia che c'è tra i due personaggi. Lo stesso finale rimane aperto, e rimane aperto in una maniera forse un po' eccessiva, tanto che mi viene da chiedermi, magari risente proprio di quella che era la trama originale del dorama del 1993? O magari si è pensato di cercare di dare un'altra lettura? Non saprei, perché comunque mi ha lasciato un po' interdetto come si è sviluppata. Tra l'altro il film ha una visuale molto maestosa, e questo è molto bello da vedersi, ma appunto lo sviluppo della trama è piuttosto carente, lo sviluppo dei personaggi è piuttosto carente. Tu non provi empatia con i personaggi, sei lì incuriosito di andare a vedere un po' come si sviluppa la storia, ma non si sviluppa mai nulla di particolarmente concreto. Terzo punto, di nuovo arriviamo nei punti positivi. Bellissima l'idea di scoprire questi mondi paralleli in base al funzionamento dei fuochi d'artificio. Questa cosa ti lascia un attimo interdetto all'inizio, ma ti lascia interdetto in maniera particolarmente positiva. Di nuovo è una trovata geniale, veramente ben inserita nel racconto, e ti permette di godere dell'ottica fantascientifica del racconto. Questo ci sta benissimo. E quarto punto, di nuovo negativo. Ma quindi, guardando il finale, Norimichi e Naruma che sono scomparsi, praticamente quando è che sarebbero scomparsi? Sono scomparsi quando c'è stato il primo cambio di mondo e Norimichi è entrato nel primo mondo parallelo? Sono scomparsi a seguito dell'esplosione della biglia che è diventato questo immenso fuoco d'artificio che comprendeva tutti gli universi possibili? Sono scomparsi all'inizio, quando Naruma ha trovato la biglia lì tra gli scogli? Come ripeto, lo sviluppo dei personaggi è particolarmente carente, le storie che ci sono attorno ai personaggi sono piuttosto prive di interesse, non c'è nulla di troppo particolare, lo stesso comportamento di Norimichi in alcune cose varia radicalmente, anche senza motivo, solo alla fine cominciamo a capire che Norimichi ricorda tutti gli universi in cui ha vissuto, ma all'inizio cerchiamo di chiederci, va bene, magari ricorda in qualche modo che ha bisogno di fare una scelta differente, ma non lo so. Il problema è che la trama ha una grande potenzialità, il comparto visivo, come ripeto, è maestoso, è bellissimo, ma noi spettatori non proviamo nessuna empatia con i personaggi, quello che abbiamo davanti è una visuale maestosa che ci porta fino alla fine, e dopodiché ci resta ben poco, che è un po' come uno spettacolo di fuochi d'artificio, quello che andiamo a guardare è lo spettacolo in sé, magari qualche momento attira un po' l'attenzione, ma finito lo spettacolo, ok, adesso ritorniamo a fare le cose di tutti i giorni. C'è questa grandissima visuale, poco sugo intorno. Non è quel film che ricordi con piacere qualche passaggio particolare. Io ho visto questo film in quarantena, e pochi giorni fa, per fare questo vlog, l'ho riguardato, ma mentre lo riguardavo c'erano scene che letteralmente non mi ricordavo di aver visto, e ancora adesso, se ci penso, mi ha colpito magari qualche istante, ma non è che mi sia rimasto molto. Non è quel film che ti ricordi una scena, ti ricordi una battuta, ti ricordi qualcosa di particolare. È quel film che, una volta che l'hai guardato, sì, ok, bello, ma passiamo alla cosa successiva. Non lo so, questa è l'impressione che ho avuto. Ecco quindi che chiedo un po' a voi che cosa ne pensate. Voi avete visto Uchiage Hanabi? Fuochi d'artificio, è meglio guardarli di lato o dal basso? Non l'avete visto? Vi ho incuriosito? Siete curiosi di dargli un'occhiata? Oppure magari l'avete visto in passato e non ve ne ricordate nulla? L'avete visto e non vi è piaciuto? L'avete visto e vi è piaciuto? Non l'avete visto e non vi interessa andarla a guardare per come ve l'ho descritto? Spero di no, perché comunque vi consiglio di farvi voi un'idea se non avete visto questo film. Ma al di là di quello, sarei curioso di sentire la vostra posizione, e sarei anche curioso di sentire la vostra risposta alla domanda: i fuochi d'artificio è meglio guardarli
guardarli di lato o dal basso? Non lo so, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDPOTR. Bene ragazzi, anche oggi ho concluso, spero di essere riuscito a intrattenervi, un po' come uno spettacolo di fuochi d'artificio, e quando è finito si ritorna a fare le cose di tutti i giorni. Scherzi a parte, se sono riuscito a farvi conoscere un anime interessante quantomeno, comunque, come ripeto, dal comparto visivo splendido, allora vi invito a mettere pollice in alto e condividere il vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp, Telegram e le altre app social. Iscrivetevi al canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che peraltro dura un po' di più di uno spettacolo di fuochi d'artificio, giusto per dire. Vi ricordo il canale Telegram sul doobly-doo e sulla scheda per notifiche quando pubblico nuovi video, piccole curiosità dietro le quinte e sapere quando vado live sulle app social. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi su Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Sono Grizzly e questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!